taglia le sangue, oh. Sheen! Fra, oggi tengo pure camera. Pettorali e bicipiti. Ciao ragazzi, niente, sono qui di nuovo con mio cugino Osvaldo. E non è che voglio giustificarmi, però volevo dirvi giusto due parole. Molti mi hanno scritto, mi hanno mandato dei messaggi dicendomi che comunque abbiano piacere nel asciare, dove va te? Ok. Osvaldo, però più vivo, perché stai guardando là. Rifacciamola. Ma stava passando chi? Un tuo amico. Chi? Francesco. Francesco? Francesco. Francesco stava passando e ci siamo distratti. Ragazzi, oggi di nuovo un allenamento con mio cugino Osvaldo. Mi dispiace se in molti di voi magari ci siete rimasti male, che non vi ho ancora contattato per fare dei video, e ho fatto di nuovo un video con lui, in quanto avrei potuto chiamare anche tanti di voi. Ragazzi, vi dico la verità, io sono un trainer. Essendo un trainer, questo è il periodo dove sto più occupato. Già ve l'ho detto mille volte, non ve lo voglio ripetere, non voglio annoiarvi. Però per me è stato più facile, ad esempio il video di oggi, altrimenti non avrei potuto farlo. È stato facilissimo prendere il telefono, oggi facciamo il video, e quindi ho chiamato lui e mi ha dato disponibilità, e quindi di conseguenza facciamo un altro allenamento con lui. Però non vi preoccupate, perché io ho segnato i vostri nomi, qualcuno fa piacere allenarsi con me e glielo prometto. Andiamo sopra pettorali e bicipiti, forse i bicipiti per me, perché ho ancora qualche dolore a braccio nonostante sto facendo le terapie, però va bene così. Spezzo in due oggi. Ragazzi, primo esercizio, panca piana, la prima serie da 10, 8 e magari due serie da 6. La panca piana ad oggi viene criticata perché molti dicono non ti permette di scendere quanto i manubri, cretinate varie. Ma sinceramente ragazzi, per me resta dopo lo squat uno degli esercizi principali nel bodybuilding, quindi come non farla al primo esercizio per i pettorali. Mi raccomando, portate il bilanciere, io dico sempre all'altezza dei capezzoli, e quando stendiamo leggermente all'indietro, quindi verso l'alto, ok? Di conseguenza che il braccio sta dritto quando abbiamo steso, e mentre scende invece ci ritroviamo che il posto sta più basso della spalla. Come faccio di qui? Secondo esercizio, spinte su panca a 30 gradi, perché a 30 e non a 45? Perché a 45 forse coinvolge troppo le spalle, va bene a 30, a me piace a 30 gradi, anche a 90, però dipende dall'esercizio.
croce ai cavi, che non le ha mai fatte. Io invece farò le croci a 30 gradi perché neanche io le ho mai fatte. Cioè, ogni volta che le dovevo fare le saltavo, quindi. No, scherzo. Facciamoci entrambi due croci. Porta prima a petto. Stendi. Tutto in questa posizione, una avanti, l'altra dietro. Apri. Strizzi. Dove è che si sta posizionando? Giustamente mi ha chiesto a dare questo esercizio, la chest press. Che parte del petto prende? Perché magari a lui gli hanno insegnato le croci lavorano la parte esterna, le spinte con la presa stretta la parte interna, la panca alta, il petto alto. Ragazzi, sono tutte grandissime cretinate. Perché sono grandissime cretinate? Perché il pettorale è uno solo, ok? E questo è il pettorale, e questo è un unico muscolo. Sotto ci sta il piccolo pettorale, che c'è questa fascia, che sta sotto questa fascia qua. Lavora, quando noi la facciamo la panca superiore a un angolo di 90 gradi tra l'omero e il busto, quindi magari la panca a 45 gradi, solo il 5% in più rispetto alla panca piana. Quindi non è che noi quando facciamo la panca alta stiamo lavorando il piccolo pettorale chissà di quanto, ok? La panca piana, presa inversa, lo riesce a far lavorare del 25% in più. Ma su questa lì, ragazzi, non è che le parallele servono la parte bassa del petto e la panca alta la parte alta del petto. No, sono cretinate, il muscolo è uno. Si dà un'enfasi diversa, uno stimolo diverso ad ogni esercizio, per questo cambiamo. Tutto qui. Chi vi dice fate la parte stretta così vi cresce sta cosa qui in mezzo, la parte larga così vi cresce, è una stronzata, vai giù. Aspetta, come siete fatti, quella forma lì prende, tutto qui. A mia piattaforma buona. Finiti i pettorali, facciamo un pochettino i bicipiti. Ragazzi, io non ho uno schema fisso, non è che faccio petto, bicipiti fisso, da solo il petto, petto con i tricipiti, petto e spalle, petto e bicipiti in questo caso. Alleno i muscoli ogni 5 giorni, petto, spalle e dorsali e gambe. Braccia invece mediamente ogni 7 giorni, quindi mi trovo a ruotare le braccia con un muscolo diverso, che una volta il petto, una volta le spalle, una volta il dorso e le gambe qua. Sali. Ragazzi, non vi risparmiate mai. Chiudo tutto il braccio, chiudo tutto il braccio. Cioè, non questo movimento qua. Chiudo, alzo il manubrio, dobbiamo chiuderlo. Alzare bene il peso. No, a metà. Alza tutto. Cardio manubrio alternato, il nostro primo esercizio per i bicipiti. Io ho il bicipite infortunato. Proverò a farlo perché sono 4 settimane che non li alleno. Vediamo un po' che succede. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't
won't you let the light shine through for you. If you believe it's true.